38 gradi costanti, un po' in tutta Italia c'è questa situazione. I pomodori quest'anno, come in tutto l'orto praticamente, e alla frusta non va molto bene, nonostante tutte le cure che possiamo dare. E vedete anche l'impollinazione è molto molto scarsa, molti fiori sono abortiti perché le temperature alte influiscono anche su questo. Dai, dopo la sigla vediamo un po' il mio orto, pochi minuti, vi faccio vedere quello che sta andando bene e le tante cose che stanno andando male, eh. Non tutte le ciambelle riescono col buco, però dai, ci accontentiamo, ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso, sono nel mio orto. Ha appena finito di piovere, non pioveva da quasi 40 giorni, dopo che aveva piovuto per un mese e mezzo consecutivi. Allora cosa succede? Siccome che era nuvoloso, ho preferito in quelle ore lì, visto che non davano più pioggia ma solo cielo coperto, a fare il trattamento con i miei tristi prodotti, classico, no? Bentonite, caolino ed estratto di castagno. Quindi le vedete bianche, vedete, si sono già asciugate le foglie, si sono già completamente ricoperte di questa sostanza. Ora volevo farvi vedere soltanto che vedete quanti fiori abortiti ci sono, quanti fiori non fecondati. La temperatura elevata che ha colpito l'Italia per più settimane consecutive, veramente ci ha messo la frusta, ha influito molto sulla impollinazione e complice anche il fatto che le prime 3-4 settimane è sempre piovuto. Ecco, vedete, nonostante abbia pulito in basso, nonostante questo è il quarto trattamento con polvere di roccia, insomma, abbiamo un po' di peronospora. È inutile che ci giriamo intorno, vedete. Ho visto orti di amici completamente rasati al suolo, praticamente non c'è rimasto più niente. Io ancora qui qualcosa ho. Sto cominciando a raccogliere. Ecco qui, guardate. Questo è molto bello. E il bello di questi trattamenti è che vedete, l'ho dato 2 ore fa, gli do una pulita e lo posso mangiare, non ci sono tempi di carenza. Brevemente, il basilico sta andando abbastanza bene perché l'ho trapiantato in prossimità delle manichette, quindi io qui gli do da bere. Ecco, vedete i danni della peronospora. Ovviamente dove ci sono foglie colpite io le tolgo mano a mano e le allontano dall'orto, eh? Quindi do respiro alla pianta. Abbiamo un po' di marciume apicale, anche questo perché ci sono degli sbalzi di irrigazione, ovviamente. Io cerco di essere costante, ma a volte non basta. Qui ne abbiamo un altro. Vedete, questo è colpito solo in parte. Io questi qui li do alle galline che apprezzano. Non si butta niente nell'orto, eh. Io volevo far vedere una pianta che è eccezionale. Guardate, vi faccio vedere. Ah, nel frattempo qui abbiamo le zucchine. Ecco, le zucchine, a parte qualche foglia bruciata dal sole, non ho oidio. Ecco qui, vedete. Questo non è oidio, questa è la polverina bianca che rimane. Ha fatto veramente caldo. Avrei dovuto ombreggiare subito, ma non ce l'ho fatta. Le ho raccolte ieri, guardate, sono già pronte. Ce ne sono già altre pronte ad essere raccolte. C'ho questa pianta qui. Voi la vedete biancastra, ovviamente, è stata trattata. Guardate, guardate quanti pomodorini che ha. Quanti, ma veramente un'esagerazione. Questa soltanto l'ho seminellata periodicamente. Devo tagliare l'erba vicino, eh? Quindi non guardate questo problema di erba, ma guardate i palchi quanto sono pieni. È una gran bella pianta. Da questa salverò i semi e ricomincerò a fare il mio archivio di semi personale perché mi erano andati persi lo scorso anno. Anche questa, vedete, generalmente quest'anno con i pomodorini sta andando molto meglio rispetto ai pomodori. Qui ho melanzane e peperoni ferme, completamente ferme. Il caldo le ha completamente fermate. Se ne è ammalata soltanto una e la devo estirpare. Le altre invece sono rimaste piccole, quelle sono molto belle. Ho un accenno di frutto qui, vedete. Qui, ma anche dei peperoni ho già raccolto qualcosa, poca roba. Non riescono ad avviarsi perché fa troppo caldo. Anche qui c'è da togliere l'erba. Bene, il colpo d'occhio dopo il trattamento è una distesa di piante biancastre. A molti non piace, devo essere sincero, qualcuno me l'ha fatto notare, ma a me interessa poco perché vedo che funziona. Mi interessa raccogliere frutti. Se riesco a superare questa fase critica della peronospora, queste me le porto fino a ottobre. Ecco, una cosa mi è riuscita molto bene quest'anno, non ho visto neanche una cimice. A quest'ora cominciano ad affacciarsi le neaniti, vi lascio qui una foto per riconoscerle. Ecco, non ne ho vista nemmeno una. Un po' è merito di trattamento, un po' forse anche troppo caldo per loro, ma va bene così, non ne ho vista neanche una. Eccolo qui. Oh, va.
Bene, dai, è stato un tour velocissimo. Fatemi sapere un po' come vanno i vostri orti. Io vi ripeto, questo è orto familiare, quindi non metto nulla di chimico. Ci sarebbero dei prodotti sistemici, entrano nella circolazione della linfa della pianta e combattono la peronospora dall'interno, anche di libera vendita, ma personalmente no, non mi interessa. Raccolgo quello che riesco a raccogliere e vado avanti così. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ci rivediamo all'inizio di agosto con un video in presenza per festeggiare 50.000 iscritti e non solo. Se vi fa piacere, intorno alla prima settimana di agosto avrete modo poi di interagire direttamente con me. Vi auguro una buona giornata.